Una scia di vetrine sfondate e una città, Torino, che si sveglia sfregiata. Stiamo mettendo dei cartoni solamente per evitare che qualcuno si faccia male dalla parte esterna, visto che al momento il negozio rimarrà chiuso. L'effetto del corteo degli anarchici contro il 41 bis nella città in cui Alfredo Cospito aveva progettato gli attentati per cui è stato condannato. E niente, ho trovato il parabrezza sfondato, il vetro dietro sfondato, ci sono bombe vernice dappertutto. Sul tavolo caschi, bastoni, spranghe, tenaglie sequestrati dalla Digos poco prima dell'inizio della protesta. Ma non è bastato, decine di ragazzi incappucciati hanno devastato lo stesso usando sassi e cartelli stradali. Immagini da guerriglia urbana, una città per ore in ostaggio. Gli anarchici se la prendono con le banche, i negozi di lusso, incendiano cassonetti e macchine. Nel corteo ci sono anche estremisti arrivati dall'estero, Francia, Spagna e Germania. Due poliziotti sono stati feriti, il bilancio finale è di 37 denunciati e 11 fogli di via, ma le indagini sono solo all'inizio, la polizia sta analizzando decine e decine di registrazioni per individuare i volti esatti dei responsabili.